Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata in scena la Valisa di Bari, la lupa regia di Nicola Valenzano. Al fortino la personale dell'artista pugliese Michele Volpicella, I colori del crepuscolo. E iniziamo con la lupa andata in scena alla Vallisa di Bari. La lupa fa parte delle novelle Vita dei Campi, pubblicate nel 1880, un personaggio che Verga sicuramente aveva conosciuto in un villaggio di contadini. Donna forte e soprannominata la lupa per la sua insaziabile passione sessuale. Mara, sua figlia, vive come un'emarginata di quest'aia, dove dopo il lavoro tutti si ritrovano stanchi della faticosa giornata passata tra i campi. La lupa comincia a corteggiare il giovane Nanni senza dargli tregua, dramma passionale in questo. Questo riadattamento per la scena a cura di Nicola Valenzano. Ne parliamo con il regista. Qual è innanzitutto la novità di questa messa in scena? Bah, la novità è di questa messa in scena è l'aggiunta di alcuni personaggi che nella novella, scritta nel 1880 di Verga non c'erano. Però come si sa di, di scrittura proprio questo testo, questa novella è molto corta, quindi solitamente si associa a cavalleria rusticana, un po' come, come fanno nella lirica che fanno pagliacci cavalleria, eccetera. Io invece ci ho aggiunta questa zia Filomena, che è un po' una sorta di capa di questo, di questo villaggio, e che racconta le storie dopo. Il lavoro al tramonto? E qui abbiamo unità di luogo e di azione, anche un po' dovuta all'adattamento presso la Vallisa. Ehm, come si è trasformato il testo in base all'unità scenica? Ho pensato di eh, creare un'aia eh, con la paglia, quindi avviene tutto fuori, tutta la, la vicenda in pratica si svolge fuori. Invece, il tuo modo di lavorare, secondo te, qual è la qualità imprescindibile per un attore? Io faccio molto tavolino all'inizio, cioè per centrare, cercare di centrare, cercare di avvicinarmi e loro avvicinarsi al personaggio, il tavolino, 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 magari preferisco stare tre giorni in più sul, sul testo a tavolino per, perché secondo me è già mezza strada fatta e poi si va in piedi e comincia a montare. E poi man mano pulisco, pulisco, pulisco e quasi perfino lascio i minimi particolari. Quanto è importante oggi, secondo te, fare teatro in modo attuale? Tu hai scelto questo testo, un testo datato ma intramontabile. Eh, quanto è importante oggi rifarsi un po' la realtà? Infatti questa è una bellissima domanda, grazie per avermi fatto questa domanda, perché insomma ehm, io tento sempre di fare dei testi un po' più moderni, eccetera, anche se poi gli ultimi due manca a fare la posta è stata la locandiera e poi Salomè. Eh, questo testo, sentendolo poi, proprio ieri sera, oh, ho fatto, è un testo di verbo, cioè che non esistono più questi testi, ma secondo me il teatro ha bisogno di parole, è verga voglio dire, è italiano e quindi... Eh chi meglio diverga insomma. La donna arriva a consentire alle nozze pur di non perdere il ragazzo e dona tutti i suoi averi alla figlia, compreso il letto matrimoniale. Ma anche a nozze avvenute non smette di tentare di sedurre Nanni. Tutto il paese deplora il suo comportamento e Mara, che nel frattempo ha avuto un figlio e ne aspetta un altro, viene coinvolta nello scandalo. La lupa pagherà con la morte la sua passione per Nanni, che esasperato dalla corte continua a cui era sottoposto, arriverà alla decisione di ucciderla. La lupa ha il volto di Ketty Volpe nella performance di Nicola Valenzano. Ascoltiamo che cosa ha da raccontarci l'attrice. Ketty, che cosa ti è piaciuto subito di questo personaggio? È un personaggio inquietante, ricco di tantissime sfaccettature, per cui ehm, penso che qualsiasi attrice si sentirebbe ehm, orgogliosa e contenta di avere a che fare con un personaggio così complesso. Come ti sei trovata a lavorare con Valenzano? Mi sono trovata abbastanza bene perché um, abbiamo condiviso parecchie cose sul personaggio, io l'ho ascoltato abbastanza, ho ritenuto anche di, di affidarmi al, diciamo, all'occhio esterno di Nicola Valenzano, anche perché spesso mi sono trovata a dirigermi da sola, anche un po' per necessità, eh, per cui proprio Volevo quest'occhio esterno, avevo bisogno anche di una condivisione col gruppo. Presentata nel suggestivo scenario del fortino di Bari, la personale dell'artista pugliese Michele Volpicella, I colori del crepuscolo. Si tratta di circa 40 opere dell'artista barese. I dipinti ritraggono suggestivi scorci della città, singolari figure femminili, spesso nude o maliziosamente sedute o coperte da pochi indumenti e ancora ricercatissime nature morte. All'ingresso della mostra anche la tela classificatasi in finale alla quarta edizione Premio Internazionale Laguna di Venezia. Ne parliamo con Michele Volpicella i colori del crepuscolo. Come nasce l'idea? È nata dal, appunto dalla definizione di crepuscolo. È un momento particolare del, dopo il tramonto che mm, fissa una luminosità diffusa, quindi si avvicina molto a quella che è la mia rappresentazione pittorica. Quindi io prendo spunto dai sassi per poter giocare eh, con queste ombre lunghe che eh, definiscono il paesaggio come um, scorci metafisici. Qui abbiamo notato anche un utilizzo di questo rosso arancio eh, su uno sfondo molto più tenue. Eh, sì, l'arancio è... È un, un colore finale, ci sono un'infinità di tonalità del rosso. Il rosso così vivo per contrastare eh, l, la bellezza del, dell'ulivo che ha una colorazione e eh, gioca molto sui grigi. Michele Volpicella nasce a Bari nel 1955 e si forma presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. Dotato di realistica e spiccata sensibilità cromatica, le sue tele tendono a staccarsi dalla figurazione abituale, acquistando pregio nei colori come nelle stesse sceneggiature, ricchi di echi nordici, a volte sospese in un'atmosfera che potremmo definire metafisica. Ma come si riconosce il paesaggio che fa al caso dell'artista, cioè che valda la pena di poi riprodurre? Mi piacciono questi ritmi, posso giocare appunto con, con le varie tonalità. Eh, questi ritmi ehm, improntati e rafforzati da queste finestre eh, senzante. Vorrei fare una citazione a uno scritto di Susana Tamaro eh, con Là Dove Ti Porta il Cuore eh, che dice che tra l'anima e il corpo ci sono tante piccole finestre e eh, da lì passano tutte le nostre emozioni. Se sono socchiuse filtrano appena. Solo l'amore le può fare spalancare come una raffica di vento. E dopo i colori del crepuscolo, che cosa le piacerebbe rappresentare? Un progetto. Eh, devo soltanto trovare una bella location: un progetto di sviluppare con poche tele ma enormi, eh, solo tele, e eh, eh, portare avanti sia il discorso delle facciate che il discorso degli ulivi. Una mostra patrocinata da Agora Mediterranea, che da sempre si occupa d'arte. Eh sì, Agora ormai sta prendendo piede, sta cercando di eh, diffondere la cultura, in particolare per le arti figurative a Bari, cercando di dare spazio alle nostre creatività. Che cosa c'è in programma che possa coinvolgere gli artisti pugliesi che vogliono partecipare alle vostre nuove iniziative? Già abbiamo pensato al prossimo anno e con una iniziativa che si svolgerà a cavallo del primo maggio eh, in Sala Murat. Questa volta il tema sarà il lavoro, posso già anticiparlo. Eh, quindi, di conseguenza, invitiamo tutti gli artisti giovani delle nostre accademie a prepararsi perché sarà un appuntamento importante. E adesso weekend a teatro. Al Teatro Forma di Bari Nick de Fly Flying Concerto. Alla Masteria Cantone di Ostuni Joy Garrison Quartet. Al Teatro Chismette di Bari In Search of Simurg. Allo Sheraton di Bari Omaggio ai Beatles. E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni. info le e arrivederci alla prossima puntata